Ciao a tutti amici di Smart News, sono Federica Ferro e vi do il benvenuto in questa nostra 20ª puntata di Smart Ambiente. Anche oggi parliamo di insetti impollinatori con il focus sulle api e vedremo che cosa possiamo fare noi per salvaguardarle e evitarne l'estinzione. Ma prima, sigla! Visto che uno dei motivi per cui le api si stanno estinguendo è l'eccessiva cementificazione, perché stiamo togliendo a loro la materia prima affinché il processo di impollinazione venga. Quindi, cosa possiamo fare noi? Piantare fiori. Potete piantare qualsiasi fiore. Ovvio, ci sono fiori che attraggono le api più di altri, per esempio la lavanda, la calendula, il tagete. Quello che vi consiglio è di andare nel vivaio, nella parte esterna, e osservare dove si appoggiano le api. O dove ci sono più api, ecco, quelli saranno i fiori preferiti dai nostri insetti laboriosi. Alcuni mi direbbero, ed è comprensibile, io ho paura delle api, non voglio attrarle nel mio giardino o sul mio balcone. Il consiglio è quello di dedicare una parte, magari un vaso, sul balcone con questi tipi di fiori, oppure la parte più marginale del giardino. Fidatevi che non vi disturberanno e voi aiuterete il loro processo di impollinazione. L'altro motivo per cui si stanno estinguendo, come abbiamo visto nel video precedente, sono l'utilizzo eccessivo di pesticidi e fertilizzanti. Quindi il consiglio che vi do è comprare frutta e ortaggi biologici. Perché dico questo? Perché l'agricoltura biologica, per definirsi tale e per essere certificata tale, deve attenersi a alcuni standard. Infatti loro non utilizzano fertilizzanti e pesticidi, ma preferiscono magari dei composti o dei macerati naturali per eliminare i parassiti, oppure strappano a mano le erbacce e le piante infestanti. Quindi questo porta le nostre apine ad avvicinarsi ancora di più agli ortaggi, alla frutta e alla verdura che viene prodotta in maniera biologica e quindi a contribuire al processo di impollinazione. Sicuramente qualcuno mi dirà, ma la frutta e la verdura biologica costano. E certo costano di più, ma ci sarà un motivo perché costano di più rispetto a quella normale. L'invito che vi faccio, io parlo da vegana, quindi non mangio carne, pesce, derivati animali, però provate a eliminare dal vostro menù settimanale anche solo un piatto di animali o derivati animali di cui vi nutrite, e quei soldi che avreste utilizzato per comprare quel tipo di piatto li utilizzate per prendere magari due o tre porzioni di frutta o verdura biologica. L'ambiente sicuramente ve ne sarà grato e anche la vostra salute. Terzo consiglio, quello di prediligere l'acquisto di miele e di prodotti derivanti dalle api da apicoltori locali rispetto alle grandi catene di distribuzione. Perché io non prendo miele, però lo vedo al supermercato e vedo questi barattoli giganti che costano poco. C'è qualcosa che non va, perché il miele è un prodotto costoso, richiede grande lavoro. Quindi andiamo a vedere le etichette e vediamo se è miele al 100%. Gli apicoltori vanno sostenuti perché, come li definiscono gli ecologisti, sono dei custodi di biodiversità, ed è vero, vanno protetti. Proteggiamoli sostenendo la loro economia e il loro lavoro. Ultimo consiglio, qualora vedeste un alveare in prossimità della vostra casa, magari vicino alla vostra finestra, sotto il vostro tetto, non buttatelo giù con la scopa, non utilizzate i prodotti a lunga gettata che uccidono tutti gli insetti, ma chiamate dei professionisti che sanno come fare per rimuoverlo nel rispetto delle api e dell'ambiente. Spesso ci sono anche alcuni apicoltori che offrono questo servizio e anzi poi portano nelle loro apiculture le apine. Con questi quattro consigli abbiamo tutte le carte in regola per evitare l'estinzione delle api e quindi la nostra estinzione. Diamoci da fare, ognuno per quello che vuole, ognuno per quello che può. Il contributo di ciascuno è davvero prezioso. Vi abbraccio, ci vediamo settimana prossima con l'esperto. Ciao!